Salve a tutti ragazzi, I am Paper Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Rayman 2 Revolution. Potrebbe essere l'ultimo episodio, ragazzi, perché oggi andrò a battere Razorbeard. Andiamo subito prendendo il missile. Il team ci dice che ci porterà da Razorbeard direttamente da lui, quindi insomma, bisogna fare questa boss fight. Nello scorso episodio ho fatto un pochino di minigiochi per completare assolutamente il gioco al 100%, però ecco qui, entra verme inutile. Pensavo parlasse di me, invece no. Rayman ha trovato l'ultima maschera, ormai l'ho trovata, hai fallito ancora. Ti avevo avvisato. Vediamo se sai nuotare nella lava liquefatta. Oh, nel frattempo risolverò questo problemino da solo. Bello, ammazzalo per favore. Preparati il Groglot. So come attirare Rayman a me. Basta fargli annusare un po' di. Oh! Si schia di miele come Winnie the Pooh. Sì. Però, eccolo lì, Rayman. Mamma mia, questa nave è veramente gigantesca. Globox lì è rimasto intrappolato. Quindi, veramente una lotta all'ultimo sangue sull'albero maestro di questa nave fortezza, raga. Cioè, assurdo. Noi arriviamo con la bomba. Acquisizione del bersaglio. Madonna, se osi colpire Globox e Razorbeard ti spacco la vita proprio io. Direi. Spara a me, per favore. No, Globox, Dio. Oh, lascerò entrambi in pace per l'eternità. Madonna, sono pronto ragazzi, sono pronto, sono pronto ragazzi. Sono pronto ragazzi, io. Sì, Globox, lo faccio per te. Globox. Madonna, ragazzi, ti sfondo. Ti sfondo! Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Guardate la mia vita, raga. È enorme. Madonna, ti rispedisco tutto. Madonna, che ti rispedisco tutto. Come ti rispedisco tutto, io. C'ho una vita, ragazzi, che veramente, cioè, un confronto. Madonna, Madonna buona. Madonna, che ti rispedisco le bombe, io ti rispedisco tutto. Mamma mia, signori. Vieni qui con sta bestia qui. Qui dritti, ragazzi, con queste bombe, dritti con queste bombe. Madonna, che stronzo, guardate là che. Non è semplice rispedirgliele indietro perché non lo colpite bene. Dovete fare un po' così, ma perché me le rispedisce in culo? Scusatemi, tanto non ho capito, almeno questa cosa non l'ho capita. Ma c'ho una vita, ragazzi. Madonna buona. Dai, ah, ok, una gliel'ho rispedita. Madonna, dai, mori, mori. Non posso utilizzare la cosa, come si chiama? L'accumulazione del potere. Forse sì, posso usarla invece. Dritti, dritti qui, dritti, dritti. Dritto per dritto. Quando lancio le bombe dritto per dritto, così gliele spedite addosso. Purtroppo non funziona sempre, però è difficile, eh. È difficile mirare bene. Adesso proverò, ci proverò meglio. Vediamo un pochino che. Ok, tipo così, vedete? Una specie, raga. Gli abbiamo tolto una quantità di vita discreta, dai. Non c'è che dire. Seconda fase, signori. Che pensavate fosse finita così? Ora ti avrò. Con il cazzo. Quick time event? No. Ecco, bravo coglione, vai. Cascate dentro, ragazzi, dentro la fortezza. Oh, lì, ragazzi. Non aver paura, Rayman. Io sono qui. Salvaci lì, ti prego. Wow. Si vola. Si vola ora, ragazzi, ma letteralmente senza elicottero. Ecco, vai la bomba qui. Perfetto, signori. Fagli le carezzine. Oh, com'è contenta di vedere Rayman. Oh, superi il culo la bomba, vai. Dici lì, dici. Madonna, la testa mozzata di lì è brutta, inquietante però. Bravo Rayman, sei stato sensazionale.
c'è una voce lì strana. Razorbeard è quasi battuto, insomma. Grazie a te, la speranza è tornata nei nostri cuori. Gli schiavi hanno rotto le loro catene e sono scappati. A terra, Populus ha eliminato gli ultimi robot pirati. Distruggi Razorbeard e la vittoria sarà completa, finalmente. Ora ci penso io, niente preoccupare. Cioè, è tutto nelle mie mani, non ti preoccupare. Stava andando bene anche prima, quindi insomma. Occhio, Rayman. Cazzo, c'è qualcuno che ti spara da dietro. È lui, sempre lui, il grande Razorbeard di merda. Madonna, ragazzi, ora. Ora veramente, madonna, torna a combattere. Ma io ti spacco la vita, cioè. Non so bene che cazzo si deve fare, però io vado in quavo. Non è che mi sta molto simpatica questa bomba meccanica, però. E che devo fare ora, raga? Cioè, non è che posso sparargli addosso. Non mi scapperai, ma io non voglio scappare, vorrei. Che cosa sono questi? Che cosa ho preso, raga? Cosa avevo preso? Mi ritorno in alto, ciao. No, ma scherzo. I Loom rossi sono tipo quelli. Allora, vediamo un pochino che cosa sono questi cosi. Uno l'ho preso, no? Ma sono tipo dei proiettili che si può lanciare. Ok, le lancia automaticamente. Vabbè, ma già ce l'abbiamo. Già ce l'abbiamo, ragazzi. Boom, scivolo. Oh, chiappa anche questo. Madonna, nel muso, ragazzi. Prenditi questo nel musetto proprio. Occhio, rigiriamo. Vediamo un pochino che cazzo fa. Cerca di evitarlo. Oddio, buono. Oddio, raga. Occhio, evitiamolo. Ok, spariamo. Vai. Top, lo riprendiamo, eh. Yeah! Dai, rimettiti in posa. Stronzo del cazzo, madonna, ma muori, vai, coglione. Scivolo, dai, un'altra po' di vita distrutta. Cioè, tutto così è facile, bimbi. Ma secondo me c'è anche una terza fase. Sono quasi sicuro che ci sia una terza fase. Benissimo. Sempre che ritroviamo lì. Occhio che ci prende. No, non ci ha preso. Ok, ora. Benissimo. Non è più qui, ma è di là adesso. Bevi un po'. Che mi fai bere? Che mi fai bere, ragazzi? Ma io ti sparo, ma io ti spacco, ma io ti devasto. Ma te non hai capito con chi hai a che fare. Con Rayman, cioè il grande cazzo protettore della terra delle fate. Io, ragazzi, ti spacco io. Non so se hai capito, madonna, la mia potenza. Ecco, ora abbiamo sbagliato strada, purtroppo, però. Divertiti, ma che sei scemo, no? Divertiti. Madonna, ragazzi, mi diverto, sì, mi diverto. A spaccarti quel culo meccanico mi diverto, io, ragazzi. No, peccato. No, raga. Cioè, ma davvero bisogna farlo senza mai morire? Allora, bisogna farlo senza mai morire, signori. Questo è quanto. Sì, questo è quanto, purtroppo. Non me l'aspettavo, devo dire la verità, che non me l'aspettavo. Lui scivola, ma abbiamo ancora delle armi. Quindi aspettiamo che si rigeneri. Quanto ci metti, zio? Oh, rigenerati. Uno e due, spariamoli solo due volte. Come vedete, manterremo l'arma. Se li sparate solo due volte, manterrete l'arma. In questo modo non ci sarà bisogno di riandare a prenderla tutte le volte. Almeno credo. Il problema è che qui un po' di cambi di visuale strani abbiamo. Benissimo. Abbiamo di nuovo l'arma, incredibile, eh? Quante volte possiamo sparare? Un sacco.
Va bene, stavolta no. Madonna, ragazzi, mi si intreccia la vista. Non morire ora. Ok. Uno. Benissimo. Bevi un po'. Ok, 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 ok. Cerca di evitarlo, attenzione raga, questi. Uno e due, perfetto. Io andrei a ricaricarmi, ragazzi, però non è qui la ricarica. Oh, madonnina santa. Ragazzi, bisogna stare attentissimi, però. Occhio, eh. Uno e due. Benissimo. Benissimo, benissimo. Adrenalina, raga, veramente non è difficile, ma se morite una volta dovete far da capo, quindi occhio. Madonna, mi stava andando addosso. Uno e due, dai che scivola, 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 scivola. Ho due munizioni rimaste, quante? Non lo so. Non so, ragazzi, mi sto per vomitare letteralmente, però ce la devo fare. Ho due munizioni forse rimaste. Una e due. No, l'ho sprecata, ma non importa. La riprendiamo. Bevi un po'. Ragazzi, dimmi che l'abbiamo ucciso. Ultima vita. Sì, cazzo. Può darsi che non è finito ancora, eh? Vediamo un pochino, che lui c'ha anche qualche... c'ha un asso nella manica. Un'ultima piccola sorpresa. 5, 4, 3, 2, 1. Esplosione. Totale. Mi sa che la bomba non funziona più, perché il missile non funziona più davvero. Ah, autodistruzione della nave pirata addirittura. Cioè, a costo di salvarsi, lui fa esplodere tutta la nave pirata. La sua nave, raga. Ma questo è incredibile, tutto questo. A cosa ho appena assistito? Piede di Rayman. È rimasto solo quello di lui. No, raga, no. Col bastone. Il piede che si avvicina. Comodo non avere arti, vero Rayman? Oh, belli, nipotini. Che bellezza, signori, i nipotini. Tutti felici, anche la bomba lì, Clark, Murphy, Globox, Populus, tutti felici, signori. E lì, finalmente, sei libera. E tutto il mondo è libero, ragazzi. Oh, che bel finale, signori. Io, però Razorbird è scappato, quindi. Una bella festa davanti al fuocherellone. Con Clark che suona la chitarra, ragazzi, e abbiamo finito il gioco. Io pensavo ci fosse qualcos'altro, magari un'altra arma finale di Razorbeard, invece no, ragazzi.
Che dire, io vi ringrazio a tutti per la visione. Se avete visto questa serie dall'inizio alla fine, se siete arrivati fin qui, vuol dire che mi volete veramente bene, quindi ringrazio tutti gli spettatori. È stato un gioco veramente a cui ho voluto giocare da tantissimo tempo, un gioco della mia infanzia che non avevo mai giocato, io non l'avevo quasi mai iniziato per davvero, perché penso avevo preso la prima maschera e poi l'avevo interrotto perché ero bambino, ragazzi, non sapevo come si giocava, non sapevo come si continuava, come si andava avanti. E è sempre stato per me un gioco misteriosissimo, pieno di misteri, con questa mappa enorme. Poi in realtà giocandolo ora si perde un pochino quella magia, no? Però è comunque un gioco che mi è piaciuto tantissimo e che avrei voluto giocare prima o poi. E infatti, ragazzi, sono contento di averlo portato sul canale. Sicuramente sul canale avrei voluto portarlo anche all'epoca, quando facevo i video 7-8 anni fa, quando giocavo appunto, quando ho giocato anche alla serie di Rayman 3 Hoodlum Havoc. E però sono riuscito solo ora a portarlo. Io spero che vi abbia fatto più piacere. Sicuramente giocherò ad altri capitoli di Rayman, anche se di giochi così in 3D ne sono usciti penso solo questi qui. Poi non mi sembra che sia uscito nient'altro in 3D di Rayman, solo il 2 e il 3, se non mi sbaglio, sono su questo stile, possiamo dire sandbox. Gli altri sono tutti platform in 2D che sono comunque molto carini, tipo Rayman Origins e il Rayman Legends, che ricordano un pochino il primo Rayman, quello uscito, l'originale, appunto, non mi ricordo perché console uscì, però l'originale, ragazzi. E ci sono tante altre versioni di questo gioco. C'è la versione PS1 che si chiama Rayman 2 The Great Escape, che è tra l'altro la versione del Nintendo 64, c'è la versione per il Game Boy Advance, insomma ci sono tante versioni. Ho voluto giocare questa qui della PS2, il Revelation. Tempo giocato 72.905 secondi, distanza percorsa 400.000 metri, numero di salti 5.274, precisione del tiro 39%, che bellezza, volte di Rayman morto 222, numero di prova 12, signori. Eccoci qui che ho completato il gioco e the end. Vi ringrazio quindi, ragazzi, a tutti, veramente, l'ultima analisi, vi ringrazio a tutti, signori. Mi sono proprio divertito. E premiamo start, vediamo un pochino dove ci conduce il gioco. Io non credo che ci sia della roba post game, e non penso proprio, però per sicurezza, ragazzi, andiamo a vedere qui. Play e play bonus level, ok, baby calcio, disco globe e combattimento aereo, questi sono i minigiochini. Premiamo play, no? Ma ho scelto la lingua in inglese, ragazzi, vabbè, sti cazzi, tanto è giusto così per vedere dove ci riconduce, ma secondo me ci riconduce appena prima della boss fight, se non mi sbaglio, di solito in tutti i giochi almeno è così, no? Quindi andiamo a vedere un pochino se è effettivamente così, ma penso proprio di sì. Ci conduce appena prima della boss fight, signori. Vediamo un pochino. Sì, esatto, salta sul missile e ti porterà sul Razorback. Tra l'altro mi si è scaricata la luce che utilizzo, quindi vuol dire che è proprio ora di chiudere qui la serie. Se dovessi trovare altri cosine, altri mondi praticamente da visitare, ma non credo, altre cose extra da fare, usciranno dei video extra, però ragazzi, se no questo rimarrà il video finale. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do un bel bacione, ragazzi, a tutti quanti. Noi ci vediamo nella prossima serie. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuta questa, come al solito, iscrivetevi e commentate, mettete un bellissimo like. Ci si vede, ragazzi. Da Peperuzorbet è tutto. Ciao a tutti, alla prossima!